nelle puntate precedenti. Dopo tanto patire, la nostra protagonista Lucia Azzolina è arrivata a Guthrie Beach, dove tutti l'aspettavano con grande trepidazione. Qui può riabbracciare le amate nonne e la sorella Mariana. E anche stavolta riesce a ringiovanire all'età di 9 anni grazie alle miracolose acque di Guthrie Beach. Finalmente, le due giovani gemelle riunite possono vivere insieme a Guthrie Beach e non potrebbero essere più felici. Ma quanto durerà la loro felicità? Ma dimmi mai, qui a Guthrie Beach c'è qualcuno che ti piace? Sì, in effetti qui c'è qualcuno che mi piace. Di me ti puoi fidare, perché sono tua sorella. Ok, va bene, te lo dico, ma non l'ho proprio mai raccontato a nessuno. Però in effetti tu sei mia sorella, ti posso dire tutto e so che non lo dirai a nessuno. Eh sì, ma dai, sono super emozionata. Dimmi chi è la tua cotta. E va bene, si chiama Andrew. Ma che bel nome, non vedo l'ora di conoscerlo. E io non vedo l'ora di presentartelo. Però mi sembra che in questi giorni non sia a Guthrie Beach. Vabbè, non importa, me lo presenterà quando tornerà. Va bene, e senti un po', Luci, c'è qualcuno che ti piace? No, per il momento no, ma non cambiamo argomento. Continuiamo a parlare del tuo amore. E va bene, continuiamo a parlare del mio amore. Oh, finalmente in questa telenovela si parla di amore, Laura. È così bello quando esprimono i loro sentimenti. Noi adoriamo le telenovele che parlano di amore. Sì, quando esprimono i loro sentimenti. È per questo che ci piacciono tanto. Ogni omaggio di Mirella è quasi finito. Ok, adesso gli manca il cappellino, la barba è a posto. Sì, sì, quasi finito, siamo a posto. Adesso... No! Era del gazzettino di Guthrie Beach! Mirella, corri, che c'è il gazzettino! Vieni, non sei mai qua con il gazzettino! Forza, non voglio perdere neanche un secondo. Oggi parla il sindaco di Guthrie Beach. Ta 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 ta. Buonasera a tutti i telespettatori e telespettatrici del nostro gazzettino di Guthrie Beach e benvenuti all'edizione serale. La notizia del giorno riguarda l'atto di estremo eroismo della Franci, che nella spiaggia spazzata dal maestrale, davanti al dirompere di un'onda anomala, si è sacrificata per salvare l'incolumità dell'asciugamano. Gettandosi a terra con grandissimo sprezzo del pericolo e grande coraggio. Rendiamo onore alla Francia. La seconda notizia, la più importante del giorno, invece, riguarda il nostro sindaco di Guthrie Beach. Ecco in studio con noi il sindaco Andrew. Buonasera. Buongiorno, sindaco. Buonasera. Pur essendo estremamente impegnato con la sua campagna elettorale, sì, la sua infinita campagna elettorale, ha accettato di intervenire con noi in studio e lo ringraziamo. Grazie, signor grazie, sindaco. Grazie a voi che mi avete ospitato qua. Lei è sempre impegnatissimo. Impegnatissimo, sì, anche perché questa campagna è stata dura, perché abbiamo dovuto rimandarla più volte a causa dell'emergenza del virus. Doveva farsi l'autunno scorso, poi la primavera, l'inverno e poi adesso siamo impegnati e vedremo un po'. Se per caso dovessi vincere, potrei diventare sindaco per la 132esima volta. Ho perso anche il conto, signora, mi scusi. Vuol dire il nostro beneamato sindaco è al suo ennesimo mandato se dovesse vincere queste elezioni. Esattamente, comunque, in questa occasione noi abbiamo deciso di mandare in onda
un'intervista che gli è stata fatta dal nostro noto giornalista Mark Ennis. Che l'anno scorso lo ha intervistato per noi proprio qui a Guntru Beach, proprio in occasione della sua precedente campagna elettorale, che ha preceduto quella dell'autunno, poi quella dell'inverno, quella della primavera, quella della nostra estate, insomma una delle tante campagne elettorali. Comunque, andiamo adesso in onda questa intervista. Ciao signor sindaco. Buongiorno, buongiorno. Lei è il sindaco di Guntru Beach? Certo. È fiero di questo lavoro? Certo, sono fiero di questo lavoro anche perché ormai ci sono da ben 30 anni qui a Guntru Beach, ho visto passare un sacco di gente che è morta, che è viva, che è resuscitata, un sacco di persone. Un bel po' di esperienze e un bel po' di anni, un record insomma. Esatto, ho fatto molte cose, tra quelle migliorare il villaggio, il paese che si può definire, ho messo dei cestini, ho messo panchine, ho pulito marciapiedi, ho messo pietre perché ce n'erano troppe nel mio giardino e ho messo un po' nella spiaggia. Ma lei, ho sentito delle testimonianze che lei ha fatto il pescatore da piccolo. Io ho fatto il pescatore da piccolo, avevamo un po' un gommone, però mi è stata ritirata la licenza da pescatore subito dopo che ho pescato illegalmente una balena e l'ho portata a casa. È un reato gravissimo da denunciare, ma noi non faremo nulla di questo. Cioè, me l'hanno ritirata perché ero accozzato, io essendo anche accozzato con la mafia ho molta esperienza e quindi ho avuto dei grandi benefici. Bene, signor sindaco, abbiamo apprezzato moltissimo questa intervista così interessante. Grazie. Salutiamo i nostri telespettatori e vi rinviamo all'edizione di domani per ulteriori aggiornamenti. Grazie di essere stati con noi e buona serata a tutti. Ma questo sindaco è troppo bravo, ma che belle parole, ma che sindaco di grande esperienza, un grande senso civico, così c'è, io lo voto troppissimo, poi Mariana, magari se lo sposa diventa la first lady del sindaco. Mirella, ma te che oggi l'hai visto il gazzettino? Vieni poco, e che cavolo!